cerca piuttosto di portarmi qualcosa di concreto a riguardo del ladro delle scatolette di tonno. Me ne frega un cazzo il tonno, a me fa cagare il tonno. Hai visto in giro questo tizio per caso? No. Adesso mi appena venuto due sbirri a chiedermi informazioni su Mancino. Tu chi saresti? Sono l'agente federale. L'uomo della foto che mostrate si fa chiamare Mancino. Lui è solamente il braccio destro di un boss della malavita. Lui ha in mano tutto il traffico di droga della città. È giunto il momento di dargli un avvertimento. È arrivata la polizia? Figlio di puttana. Ho sentito dire che domani sera c'è qualcosa di grosso in giro. Ti dico tutto dopo, dopo domani arriverà un grosso carico al molo. Ma di questa sera se hai tempo, possiamo andare a bere qualcosa insieme. Cosa? Vuole dire con molto piacere. Io e i miei uomini siamo pronti ad intervenire. Agiremo solamente quando inizierà lo scambio. Una barca si sta avvicinando al molo. Cazzo, Mancino si sta allontanando. Dai, non abbiamo tempo da perdere. Fermi tutti, Polizia Federale. Allora, come procedono le indagini? Bene, procedono molto bene. Stiamo seguendo una pista che è molto delicata. Ci siamo messi sulle tracce di un uomo che si aggira con degli atteggiamenti sospetti, secondo me, ma molto sospetti. Ha questi baffoni, baffoni proprio, questo cappello da pescatore, sembra uscito da una vecchia pubblicità di una marca del tonno, E le dirò di più, ha un atteggiamento estremamente sospetto, capitano, sospetto! L'altro giorno noi ci siamo messi sulle sue tracce a pedinarlo, ma sembrava quasi che lui sapesse di essere pedinato, quindi cosa ha fatto? Ha fatto finta di passeggiare lungo il viale principale, presente? Ha fatto finta di passeggiare, ma noi gli siamo stati dietro per 7, forse anche 8 ore, le dirò. E poi dopo sa che cosa è successo? È entrato in un locale chiamato 7UpStar, ha presente il 7UpStar, quello in par, ecco, il 7UpStar, e lì dentro, sì, insomma, a un certo punto lo abbiamo perso perché abbiamo visto i fratelli del mio collega Lemmo. E lo sa com'è, non si può non bere in compagnia, insomma, ci si trova, si beve qualcosa, però adesso appena possiamo comunque ci rimettiamo sulle sue tracce, io dico io. Ok, molto bene, ma non avete scoperto altro? No, purtroppo, capitano, nient'altro sul caso del Tony. Io intendevo altri tipi di crimini, come spaccio di stupefacenti, furti, atti di vandalismo. No, o che io sappia, niente in città. Ma mi scusi, ma che cosa c'è di più importante del caso del ladro delle scatolette del tonno? Mi scusi, eh. Va bene, potete andare. Però, mi raccomando, state sempre allerta. Certamente, capitano. Andiamo, Lemmo. Che due incapaci. Ma
sentito prima il comandante cosa stava dicendo? Parlava di altri crimini, altri furti commessi in città, ma io non so. Che so a cosa si stava riferendo? Non mi ha capito. Ciao tesorino! Ciao amorino! Allora, come va il lavoro? Abbastanza bene, vedi? Stiamo seguendo una pista molto delicata. Un tizio che si aggira con degli atteggiamenti sospetti. Noi l'abbiamo pedinato e oggi torniamo a pedinarlo perché sappiamo come braccarlo quel furfante. Sei proprio bravissimo, amore. Io lo so che potrebbe non servirti, no? Però, ecco, ho trovato un libro in soffitta che ho pensato magari potrebbe aiutarti con le indagini. Dai, fammi vedere. Dai, cos'è? Cos'è? Che cos'è? Wow! Ma è bellissimo! Fantastico! Wow, grazie! Grazie! Prego. Ah sì, lei per piacere, fai un doppio whisky per il mio collega Lemmo? Certo. E per me ha un sacco di carota. Arriva subito. Con questo libro io sono sicuro che riusciremo a fermare il crimine in città. Cosa? Lemmo, lasciami imparare l'arte del detective a Joe. Mancino, come sta andando l'organizzazione del nuovo arrivo di MLC? Sei andato ad avvertire Grimball? Sì, l'ho fatto. E hai dato il bigliettino al nostro piccolo galoppino? Sì. E hai lasciato la valigetta al nostro amico banchiere? Lo sapevo che ci sono metodi più rapidi e sicuri per passare inosservati. Sono già stati collaudati e funzionano bene. Mancino, ce l'ho detto. Si fa alla mia maniera. Volevo solo suggerirle un metodo per svelticare il tuo agente. Non mi interessa. Se sono arrivato dove mi trovo ora è perché ho sempre agito alla mia maniera. Tutti gli altri sono pivelli al confronto. E poi cosa sto qua a giustificarmi con te? Dai, vai prima che perda la pazienza. Ci sono molte altre cose da sistemare. Ok, caro. Caspita, è parcheggiato la nostra auto. L'abbiamo persa ancora? Siamo troppo distratti, troppo. È colpa di questo ladro delle scatolette del tonno che non ci fa pensare a nient'altro. Andiamo in commissariato con questo giudice. Ci facciamo dare un'altra auto. Ma come cazzo mi state combinando? Non vedi che non si può più uscire di casa senza rischiare di essere rapinati, aggrediti, violentati? Cazzo! Siamo diventati lo zimbello, la barzelletta della nazione! Pure le nostre auto ci facciamo rubare! Ma, signor sindaco, capisco che siamo in una situazione delicata, ma cerchi di capire, siamo in un momento difficile. Gli agenti di cui noi disponiamo non sono dei migliori e di tutto questo io non ne ho proprio colpa. E abbiamo ottenuto anche dei buoni risultati. Risultati? Per lei questi sono risultati? Certo. Le uniche cose che mi ha portato sono due scatolette vuote di tonno. No, guardi, lei ormai ha fatto il suo tempo. Qui è ora di cambiare. Lei non è più in grado di svolgere le sue mansioni. È ora di cambiare. Ma che cosa dice? Cosa dico? Che io ne ho piene le tasche della sua incapacità di gestire questo dipartimento.
è licenziato. Ma... niente ma, niente ma. Guardi, anzi, raccolga subito le sue cose, se ne può andare anche subito. So io chi chiamare per aggiustare un po' questa situazione. Quel vecchio bastardo di merda crede di essere ancora negli anni 50. Sono convinto che lo faccia apposta a prendersi gioco di me. Inizio a dubitare di lui. Io te l'ho sempre detto. Sfruttiamolo finché ci fa comodo e poi... e poi ci prenderemo tutto. Ma prima c'è qualcun altro che devo far entrare in questo gioco. E chi? Non è così, dannato figlio di puttana. Sì, sì, va bene, sì, è andata così. Però io non volevo farle del male, perché lei è sempre stata la mia principessina. Stai zitto, brutto pezzo di merda. Sai, la parola escremento non è mai data per gente come te. Il resto dei tuoi giorni li finirai in cella. Avrò cura di dire al direttore di metterti con Giorgio il castigatore. O forse è meglio chiamarlo il castratore. Se c'è una cosa che non sopporta, sono i rotti in culo come te che se la prendono con i bambini. All'ultimo che hai incontrato, le ha strappato i maroni a morsi. No, però io non volevo che andasse in quel modo. L'avevamo fatto tante altre volte, avevamo giocato, non era successo mai niente. Io le volevo bene. Sei riuscita a farlo confessare. Ottimo lavoro, un cazzo, dovevamo riuscire a fermarlo prima. Non c'è nessuno? Dai, ecco, vieni. Allora, mi fai un panino con un po' di carne ben cotta. Fa panino! E verdure. Verdure? E fa panino, verdure! Vabbè, anche un po' di queste cazzo di salsine. Fa panino, verdure, cazzo, salsine! Mi apre il occhio, fa. Che apre Tokyo! Muoviti! Sì, esatto, muoviti che mi apre Tokyo, dai! Apre Tokyo! Apre Tokyo, bravo! Ma guarda qua, che schifo, guarda! Almeno una pulita perché. Sì, è problema. No, problema un cazzo perché allora ti mando poi vaffanculo testo di cazzo fino a un po' di senso altro. Approccio di me posso. Io lo salsino speciale. Certo che mi apre Tokyo. Ma tu che cazzo vuoi sapere? Qualcuno ti apre Tokyo? Sì, qualcuno mi apre Tokyo. Apre Tokyo?